l'Italia parte da un mix di produzione di energia elettrica più rinnovabile della media europea, ha un tessuto economico con un alto tasso di innovazione nei settori chiave in cui si svolge la battaglia dell'elettrificazione. C'è un'opportunità che possiamo ignorare e a questo punto comunque si avrebbe una crescita anche interessante, ma lasciata alla buona volontà e proattività di molte imprese. Un'altra, che potrebbe essere una crescita molto più forte, che potrebbe anche portare a posizioni importanti a livello mondiale, se questo fosse accompagnata da una conscia volontà dell'Italia di spingere su questa direzione e quindi favorire un'accelerazione di questo processo. Stiamo già mettendo giù le basi perché la mobilità elettrica diventi uno strumento di massa. Quello che ci aspettiamo è che le case costruttrici inizino a sfornare modelli che poi la gente compri, in maniera tale che la mobilità elettrica possa finalmente decollare. Ci sono almeno due ambiti di dati fondamentali. Dati di ambiti sul potenziale di elettrificazione che danno un incremento di tutto l'ecosistema europeo. A livello italiano, nello specifico, il dato rilevante dal punto di vista dell'opportunità industriale che l'elettrificazione porta con sé è il dato del mercato attivabile per quanto riguarda la mobilità elettrica e anche per quanto riguarda le tecnologie elettriche per l'efficienza energetica. Questo dà un senso dell'opportunità industriale che l'Italia può beneficiare, in questo modo tra l'altro andando a sostenere la sostenibilità, andando a sostenere la resilienza e l'innovazione.